Buongiorno a tutti, io sono Luca Rosio Io sono Paolo Nava. e siamo Nava più Arosio Studio. Ci teniamo in primis a ringraziare tutti quelli che seguono Tiguglio Design District e l'organizzazione per averci invitato ad intervenire a questo evento. Vorremmo partire proprio dalla domanda che si pone questo evento: cos'è il design? Sicuramente il design è qualcosa che modula il nostro stile di vita. Nel nostro lavoro abbiamo una ricerca costante di quello che è la bellezza, di quello che è la funzionalità, ma soprattutto di quelli che sono i contenuti. Pensiamo che questo mix possa creare prodotti di successo, ma capaci di vivere nel tempo. Sicuramente il modo migliore per spiegarvi come noi intendiamo il progetto è spiegarvi alcuni dei nostri prodotti. Vorremmo partire ad esempio da uno dei prodotti più iconici che è la Pila 47, una poltrona disegnata per Rubelli Group, che secondo noi spiega perfettamente cosa intendiamo quando l'uomo deve entrare a far parte della progettazione. Difatti questa poltrona è proprio creata dalla fisicità dell'uomo che sedendosi la prima volta su questo tronco di cono, su questo cilindro, con la sua fisicità crea la poltrona stessa. Un altro aspetto per noi importante, come dicevamo, è creare prodotti che vivano nel tempo. Per questo la poltrona è totalmente tessile e si va a rinnovare ogni anno con la collezione di tessuti dell'azienda, che ogni anno rilancia sul mercato. Crediamo poi che sicuramente anche in alcuni nostri progetti ci facciamo influenzare dall'arte e sicuramente ci ricordiamo uno dei prodotti che abbiamo fatto fare a Italampe. Siamo presentati, non so se ti ricordi, con appunto questo quadro di Dalì che è la persistenza della memoria. E gli abbiamo detto: noi vorremmo ricreare una lampada che simula questo orologio molle che si piega e si scioglie sopra questo ramo. Siamo riusciti a far sciogliere questo vetro che viene, diciamo, bloccato da questa struttura invece che è un cerchio, un semicerchio quasi perfetto. Quindi anche questa contrapposizione tra l'informale e il formale che però crea un prodotto che secondo noi alla fine era perfetto. Quindi sicuramente il design, come ho detto prima, modula le nostre vite e ha sicuramente un ruolo importante, così come l'architettura modula il modo di vivere le città delle persone. Il design applicato nel mondo dell'arredamento sicuramente modula come la gente vive le case. Non ci siamo accorti in questo periodo, soprattutto di pandemia, quanto sono importanti le case. E quindi abbiamo sicuramente un ruolo fondamentale. Il nostro studio oggi si occupa di product, di interiors, di exhibition design, ma in futuro miriamo a entrare nel campo dell'architettura e nel campo del design navale. Pensiamo che non c'è niente di più stimolante che inserire il nostro metodo di lavoro in nuovi campi, consapevoli che c'è tutto da scoprire, che c'è tutto da studiare, ma convinti dei risultati che possiamo portare anche in questi campi. E quindi pensiamo che tutti noi dobbiamo essere molto consapevoli su quello che facciamo, veramente partendo, come si diceva, dal cucchiaio alla città. Ci teniamo a salutare di nuovo tutte le persone che seguono la Tiguglio Design District, ringraziare gli organizzatori per averci invitato a intervenire. Io sono Paolo Nava. Luca Rosio e siamo Nava più Arosio Studio.